Le falesie del promontorio di Portofino si tuffano in acqua da più di 200 metri d'altezza. La zona è tutelata da un parco esteso per quasi 5.000 ettari. Anche l'area marina circostante è protetta per conservare la biodiversità di flora e fauna. Immergendosi nella riserva marina, si può osservare da vicino anche il Cristo degli Abissi. La statua fu calata sul fondale nel 1954 e ogni anno è celebrata in una festa che commemora i naviganti di ogni epoca dispersi in mare. Questa statua in bronzo guarda verso l'alto da 17 metri di profondità, vicino alla baia di San Fruttuoso. Tra le due insenature della baia svetta la torre di Andrea Doria. Nel Cinquecento l'ammiraglio guidò le truppe genovesi contro i francesi, gli spagnoli e gli ottomani. Già tre secoli prima, però, la famiglia dei Doria aveva voluto la costruzione di nuove parti dell'abbazia. Da mille anni il grande complesso monastico si integra con la natura a pochi passi dal mare. In cambio dei fondi necessari alla costruzione dell'abbazia di San Fruttuoso, i monaci donarono ai Doria lo spazio nella cripta, destinato ad accogliere le tombe di famiglia. La storia dell'abbazia si svela anche attraverso i documenti e gli oggetti conservati nelle sale che ospitano il museo. Ma a San Fruttuoso non c'è solo arte, di giorno l'esdraio, la sera i tavoli dei ristoranti all'aperto. Per la sua posizione geografica, San Fruttuoso si raggiunge più comodamente dal mare che da terra. I vaporetti collegano la sua baia a Camogli, con una sosta intermedia a Punta Chiappa. Lo sperone roccioso si spinge verso il mare, lasciandosi alle spalle un litorale selvaggio percorso da sentieri. Quest'ampia insenatura si chiama Golfo Paradiso e non è difficile capirne il motivo.